Benvenuti, bentornati cari amici telespettatori di Italian BJJ. Siamo qua con Alberto Buriasco, professore della BJJ Summer Week, confermato da pochissimo. Andiamo un attimo a conoscere Alberto. Ciao ragazzi, intanto grazie per l'opportunità. Io sono Alberto Buriasco, sono una cintura nera dello Yale Training Club. La mia palestra si trova ad Asti e da quasi 10 anni pratico jiu-jitsu a livello agonistico e conduco la mia accademia. Alberto, noi ci siamo incrociati poco purtroppo su questo canale perché dovevamo fare un super camp pre-europeo e fare la nostra intervista, ma purtroppo vista la pandemia non siamo riusciti ad incontrarci. L'appuntamento nella Yale Training Club è solo rimandato. Lascio la parola a Simona che vorrebbe farti alcune domande. Sì, esattamente. Innanzitutto, ciao. Sì. Senti, una domanda da $1,000,000. Cosa si prova a faticare per 8 anni per arrivare a lottare nelle adult e raggiungere questo obiettivo in concomitanza con una pandemia mondiale? Ma un po' ci si incazza, un po' scappa da ridere, perché uno si... A me scappa da ridere. Dipende dai momenti. Ti dico la verità, sono stati tanti anni in cui ho sacrificato tutto il mio tempo libero per il jiu-jitsu e quindi quest'anno di pandemia mi ha consentito di tirare un attimo il fiato, anche di sistemare cose che avevo magari trascurato nell'arco di tutti questi anni. In ogni caso, ti dico la verità, non vedo l'ora che riaprano le gabbie e che ci lasciano lottare di nuovo. Ho proprio bisogno sia di vedere tutti i miei allievi, sia di girare ancora un pochettino il mondo per gareggiare. Lo immagino. Infatti, Albe, tu sei un po' una mosca bianca in questo sistema dove in sostanza sei la famosa eccezione che conferma la regola. Noi sappiamo che tu sei laureato, sei un dottore. No, è un ingegnere addirittura, eh. Ingegnere e tutte queste cose. Quindi in questo sistema dove indubbiamente è importante dedicarsi, dove chi si dice che chi vuole raggiungere determinati obiettivi deve fare solo quello, tu sei un po' un'eccezione. E comunque sia, diciamo che tu le tue soddisfazioni, i tuoi titoli li hai portati a casa, o sbaglio? Giusto, giusto. Io guardo, fin da quando sono piccolo che mi sento dire che non posso fare tutte e due le cose. Dalle superiori già mi chiedevano di allenarmi di meno e studiare di più, e io ho la testa dura, ho sempre fatto come volevo io. Quindi quando c'era da studiare studiavo, quando c'era da allenarmi mi allenavo, e pensa che andavo al Politecnico con lo zaino con dentro un libro e il kimono. Qualunque fosse la lezione, io alle 10:30 uscivo dal Politecnico, alle 11 ero ad allenamento. Poi la sera di nuovo pomeriggio lezione, la sera tornavo ad Asti e mi allenavo ad Asti. E mi sembra che ti sia riuscito bene tutto quanto, eh? Sì, un passettino alla volta si fa tutto. Ah, grande, complimenti e bravo, c'è poco da dire. Cosa si prova ad essere, tra l'altro, il maestro dello zoccolo duro dello staff della Summer Week? I ragazzi di Asti erano già così o sono diventati così grazie Quelli che se non puoi sconfiggerli, fateli amici, che adesso fanno parte. Esattamente. La casta. Ragazzi, voi non sapete quanto io abbia provato a coinvolgerli in un sacco di gare, nelle gare all'estero, non ce l'ho mai fatta. E invece sono stati loro a coinvolgermi nella Summer Week. Quindi 1-0 per loro. Ora devi recuperare. Esatto. Allora, Albe, diciamo che quando arriva la chiamata della BJJ Week è sicuramente un'emozione, un grandissimo riconoscimento. Tu che cosa hai provato, che cosa hai pensato? Se vuoi comunicarcelo, qual è stato il tuo primo pensiero? Ma sicuramente è un evento prestigioso, ci sono alcuni degli atleti e istruttori più forti, più famosi al mondo. Basti pensare alla prossima edizione,
che porterà Buceccia in Italia. Ho visto la locandina l'altro giorno, mi sono visto messo in locandina di fianco a Buceccia. Mi è una foto stile fantastica, tra l'altro. Tra l'altro, tengo sempre a farmi riconoscere. Però beh, è molto, molto prestigioso, quindi la prima volta è stato emozionante vedere più di 100, quanti erano? 150 persone sul tatami al mio stage, non me l'aspettavo. E anche fare da spalla a Luca per tradurre il suo stage in inglese, cosa peraltro che ci terrei a sottolineare, ho fatto benissimo, senza nessun errore grammaticale. Quest'anno ho studiato un po' di inglese ancora, quindi l'anno prossimo dovrebbe andare meglio. Ma questa è stata una delle cose più divertenti, perché la complicità, no, nonostante che poi magari siete di team diversi, in campionato vi scontrate. Scontrate, l'ultima GP avete fatto una bella lotta. E poi in un'occasione come quella, vedervi comunque sia creare un clima, sì, a livello tecnico altissimo, ma anche piacevole per l'interlocutore, per chi poi stava dall'altra parte. Qui è il traduttore Alberto Curiasco, in applauso. Gli alunni. È vero. È stato piacevole, infatti è stata un sacco di cose. Guarda, io e Luca ci conosciamo da tanti anni, non è mai stato un segreto, io sono andato già da quando ero cintura blu, 6-7 anni fa andavo ad allenarmi da lui a Roma, e è sempre stata una vacanza per me andare giù, nonostante gli allenamenti fossero durissimi, perché l'ambiente è sempre stato positivo ed è una caratteristica tipica del jiu-jitsu, e che ovviamente si riflette anche sulla Summer Week, cioè non è un clima competitivo, non è un clima chiuso, è un clima aperto, sereno, che accoglie tutti e ha come primo obiettivo quello di imparare jiu-jitsu, ma non senza divertirsi. Quello è fondamentale. Vero. Poi io ho catturato e ho messo il video qualche settimana fa, in un momento in cui tutti quanti vi stavate confrontando su quale fosse il passaggio, la tecnica migliore, quella ai miei occhi, che io sono là sempre che cerco di catturare il più possibile, è stata un grandissima, è stato molto piacevole vederlo, è un gran messaggio, infatti sono stato contento di essermi accorto di quella situazione e poi di averlo portato sulle pagine Italian BJJ, perché noi come pagina ci sforziamo sì di documentare il jiu-jitsu in Italia, ma di documentare un certo tipo di jiu-jitsu, un certo tipo di messaggio. Sicuramente BJJ Summer Week è la ciliegina sulla torta di questo stile, di questo lifestyle. Guarda, io negli anni precedenti non sono mai riuscito ad andare, perché lavorando sfruttavo tutte le mie ferie per gareggiare, quindi arrivavo alla fine dell'anno che non avevo più proprio più giorni disponibili, ma tornassi indietro le rifarei tutte, perché l'anno scorso sono tornato a casa veramente col magone da fine vacanza, è una cosa che non mi succedeva penso dalle vacanze estive delle superiori, cioè una roba assurda, tornare a casa è meraviglioso, sì, sono stato veramente bene, ma i ragazzi, gli organizzatori lo sanno, cioè non è un segreto, è stata veramente una bella esperienza. Vero, vero, confermiamo, quest'anno è arrivata la seconda convocazione, quindi sicuramente penso ormai sarai una presenza costante nella Summer Week. Per te è stata, abbiamo detto, la prima volta l'anno scorso BJ Summer Week 5, stiamo per entrare nella 6, siamo sempre più vicini, nella sesta edizione. È stato un episodio che ti ha colpito di più, che insomma racconti, classico episodio da spogliatoio, se ce n'è uno raccontacelo anche a noi. Beh, una cosa che mi ha colpito è sicuramente il clima innanzitutto, cioè vedere magari persone arrivare da stati diversi, che non parlano la stessa lingua, che cercano di capirsi parlando solo in inglese, e interagiscono e si divertono. E guarda che è una roba che non è così scontata, perché io ho girato tante palestre e in molte palestre a volte trovi un clima un po' duro, un po' chiuso. Invece lì era proprio piacevole, cioè con chiunque parlassi era di buon umore, non vedevano l'ora di lottare. Quella è stata sicuramente una caratteristica saliente. Poi ovviamente i miei ragazzi li conoscete ormai come me, o meglio di me,
sapete quanta festa e quanto casino fanno. Vederli così a briglia sciolta mi ha fatto veramente piacere. Voi non avete idea di come sono nell'accademia. Cioè, tutto il contrario di quello che sono in Summer Week, non praticamente. Sono molto educati. Stanno in fila, stanno in silenzio. Poi di tanto in tanto qualcosa scappa, ma tendenzialmente lì sono proprio briglia sciolta. Poi c'è pure il cantante di karaoke più affermato del mondo. Parlavi di Gianmarco? Sì. Ecco. Lui è rovato. Sì, loro sono veramente dalla prima edizione. Quest'anno dallo Yale arriverà praticamente un vagone carico di iscritti. Arrivano tutti. Ci sarà una montagna di disadattati pronti a fare festa. E di cartonati. Ma tornando al tuo rapporto con Luca, io so di un aneddoto che voi vi taggate spesso. Io lo so, adesso vorrei che questa cosa diventi pubblica. Aiuto, il cane corso. Io questa cosa non la so, voglio saperla. Stavamo registrando il documentario per il Polaris e io non so se era venuto fuori l'ennesima storia col cane corso. Ero là con Luca e gli ho detto: senti, mi dici cos'è questo benedetto corso? E lui mi ha raccontato. Adesso a te la parola. Allora, io sai che vado spesso da Luca ad allenarmi. E niente, sono andato giù per l'ennesima volta. Dopo allenamento andiamo a casa sua, c'era Bruno che doveva andare a fare la pipì, quindi portiamo il cane fuori a fare la pipì, iniziamo a camminare in sta strada. Io lo prendo sempre in giro perché a Roma sono coatti, no? Sono sempre delle situazioni strane e ogni volta gli dico welcome to Favelas. A Vitigna, poi, per l'esattezza. Sì, no, ma c'è dei livelli di veramente spettacolo. Io mi scasso dal ridere tutte le volte. Comunque, fatto sta che eravamo con Bruno in mezzo a un prato, a un certo punto ci giriamo e vediamo un cane corso di 60 kg libero. Io, addirittura, io manco ancora l'avevo visto il cane corso. Ho sentito Luca tirare un porcone, prendere il cane e scappare di corsa. Mi sono girato, sono rimasto da solo in mezzo al prato con questo cane corso che arrivava ai 200 all'ora. Ho detto, oh cazzo. Combinazione, 2 secondi prima erano arrivati dei muratori con un camioncino ed erano entrati in un magazzino, aveva lasciato aperto il cancello. Luca si è ficcato dentro sto magazzino e ha caricato Bruno sul camioncino dei muratori. Io non me lo sono fatto neanche dire. Dopo 3 secondi ero sopra anch'io sul camioncino dei muratori. I muratori che ci guardavano così. Cosa succede? Che sta succedendo? E niente, si siamo cagati sotto. Io come una femminuccia sono rimasto sul camioncino con Bruno a tenerlo fermo. Bruno non si è accorto di nulla, ma nulla. Anche perché era più basso della sponda del camioncino. Ecco. E Luca è andato giù a discutere col proprietario del cane corso. Ovviamente con quel romanaccio, cioè io ero ancora lì sopra che mi tremavano le gambe. Un po' mi scappava da ridere per le cose che si dicevano in romano. È stato fantastico. E niente, da lì tutte le volte che porta a pisciare il cane penso ci abbia l'ansia perché c'è sto cane corso che potrebbe essere dietro l'angolo. A che tipo di cintura, a quale cintura è rivolto secondo te il camp BJ Summer Week? A che tipo di cintura? A tutte, molto semplice. A tutte perché negli stage vengono presentate sia tecniche semplici che tecniche più complesse. E anche per quanto riguarda lo sparring, tutti gli sparring non sono obbligatori, quindi tutti gli iscritti alla BJJ Summer Week possono decidere con chi, se e quando lottare. Quindi è un camp aperto a tutti, senza contare che chi non ha particolare interesse a fare tutti i seminari, tutti gli allenamenti, tutti gli sparring, può tranquillamente partecipare alle escursioni. E in Sardegna sono allucinanti, cioè ti portano in dei posti pazzeschi. Io ci sono andato in vacanza quest'anno prima della Summer Week e ci sono tornato alla Summer Week e ci sarei rimasto anche dopo la Summer Week.
i posti sono incredibili, in 10-20 minuti di macchina sei in paradiso. Questo è molto importante, soprattutto per chi viene con la famiglia a carico. La famiglia può tranquillamente andare al mare, può godere la Sardegna. Chi invece è praticante di jiu-jitsu può godersi il camp in Santa Pace. Questa è una cosa molto importante, quindi un camp dedicato ai lottatori di jiu-jitsu ma anche alle famiglie. Questa è una cosa veramente importante, che è unica. Se non sbaglio c'è una mia allieva che si porterà al figlio, quindi vi dico, è aperto a tutti. Parliamo un attimo dell'organizzazione, come si muovono i praticanti, com'è lo spazio tra i tatami, se è pulito, cioè dici un attimo le tue impressioni, i tuoi feedback. Guarda, io posso parlare dell'ultima edizione che ho visto di persona, quelle precedenti non ci sono stato, ma mi sono trovato molto bene, l'area tatami era gigante, c'era spazio veramente per tutti, addirittura se non mi ricordo male c'era anche un secondo tatami dove si poteva fare stretching, dove ci si poteva riposare un attimo. Gli spogliatoi erano anche sempre in ordine, i bagni erano sempre puliti, lo stand della SAI funziona alla grande, posso confermare. Allora, non solo jiu-jitsu, ma anche vita notturna. Come ti sei trovato a vivere questa esperienza? E descriviamo un attimo per chi non c'era, ma per chi ci sarà. Allora, la mia prima notte delle due che ho passato in Sardegna è stata una notte molto faticosa perché non riuscivo più a aprire la porta di casa. Le chiavi non funzionavano. Io sono tornato dopo la serata con i ragazzi della Summer Week, ero da solo in hotel e non riuscivo a aprire la porta di casa. Dopo una mezz'oretta ero tutto sudato, ho provato a scassinarla con la porta. È passata una ragazza iscritta alla Summer Week che doveva entrare nell'hotel e la porta non era quella. Quindi stavi scassinando. Ero sul pianerottolo giusto, ma stavo cercando di entrare a casa di qualcuno. È stata una serata molto divertente fino a quando non sono riuscito a entrare in casa. Però no, a parte gli scherzi, mi sono divertito. Io non so se lo sapete, sono famoso per non reggere l'alcol. Con una birra sono completamente ubriaco. Questo ci sfuggiva in realtà, però adesso è interessante saperlo. Quella sera lì avevo bevuto una birra, forse anche due, quindi non ero più molto facile. Quindi c'è più o meno la stessa soglia di Marco, mi stai dicendo? Anche tu Marco non reggi niente? Zero. No, neanche io, guarda che imbarazzante. Cioè io non posso andare a cena fuori. Che... Io la birra non bevo. E quindi ogni volta mi devo sorbire il pippone, non bevi la birra. No, raga. Non è vero, non ti facciamo alcun pippone, ti prendiamo solo poi in generale. Ragazzi, ma io tutto quello che non bevo io lo bevono i miei allievi. La voglia. E assolutamente sì, poi dopo io do il meglio di me, mi tengo una sera sola, che è quella del karaoke, che mi piace da morire. Io già nella quale comincio a bere aranciata e vodka. No, Fanta e vodka. Voi avevate finito tutto e l'unico cocktail rimasto era Fanta e vodka. Fanno Fanta e vodka. Che poi ci hanno cacciati perché avevamo finito tutti quanti gli alcolici nel locale. Tutto, non c'era più niente. Solo l'acqua della fogna lì fuori e basta. Ma anche i sardi sono forti, di buono. Che loro sono? Fino alle 3, alle 4 di notte e il mattino dopo in spiaggia già stanno con la birra alle 10 del mattino. Certo, la colazione dei campioni. Anche lì della tatami. Lì della tatami l'ho beccato alle 9 e mezza da crudo con la birra. Lì ragazzi è una cosa, è un immortale. Vabbè, quello non è inglese, loro, cioè, i sardi quasi non li vedono. Ragazzi, siamo indietro ad arrivo e fra tutte le cose... citate fino adesso, la cosa più importante è che durante la BJJ Summer Week puoi essere ripreso dalle telecamere di Italian BJJ e dal mitico obiettivo di Simona Ciaccio. Quale migliore momento? Ragazzi, delle foto spettacolari, foto e video spettacolari, davvero. Questo lo devo ammettere, un po' di qualità in questo sport per quanto riguarda i media erano necessari. E avete fatto un lavorone. Grazie. Grazie, il merito è sicuramente di tanti fattori, sicuramente grazie all'Unione Italiana che ci ha dato fiducia. Simona già lavorava per l'Unione, ma io sono arrivato in corsa e quindi è stata un'idea, un progetto che ha preso mano
giorno dopo giorno, grazie all'IGP e sicuramente grazie alla BJJ Summer Week siamo cresciuti tanto, siamo diventati un pochino più bravi, un pochino più strutturati e quindi anche voi avete molte più foto e video durante le vostre, durante queste occasioni. Questo è importante per tutti. Quindi grazie BJJ Summer Week, grazie Alberto Buriasco, grazie Simona Ciaccia BJJ Summer Week, grazie a tutti. Prenotate e ci vediamo a settembre. A presto. Va bene. Finalmente grazie. Ce l'abbiamo fatta. Dai, un saluto. Dopo 3 settimane. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.